Salve a tutti amici temerari della EV2F, siamo qui live con Big Bang The Attitude, una nuova puntata dello show blu della federazione più estrema del wrestling web italiano, e si parte con il primo match della serata. Abbiamo Crazy Horse vs Ryan. Dopo il match della settimana scorsa, Crazy Horse vuole mettere in fila la seconda vittoria consecutiva contro Ryan e parte subito buttandolo fuori dal ring e con Snake Eyes sulle barricate. L'arbitro procede al conteggio. Questo è uno di quei match, quei pochi match che godono della stipulazione più rara della IWF, ovvero il one on one, al contrario di tutte le altre federazioni. Match quindi di stampo classico, e Crazy Horse che ha l'obbligo di portare a casa le aspettative di milioni e milioni di fan che guardano da casa, che lo incitano, che credono in lui. Ci sono infatti molti ragazzini che nelle prime file, li vediamo, hanno la cresta rossa proprio come Crazy Horse, come il loro nuovo idolo, e è una cosa che fa anche piacere effettivamente. Attenzione, però Ryan evita la mossa, lo butta a terra con un takedown e subito va con una gragnola di pugni. Entrambi i lottatori posseggono un tipo di attire molto underground, se vogliamo. Esce fuori, attenzione, Ryan Lepon salta all'interno, ma viene evitato il suo colpo, viene portato a terra e Crazy Horse va a lavorare sui fianchi. Attenzione, lo va a cingere per il busto, lo solleva e probabilmente andrà con un suplex. Sì, portato a terra. Crazy Horse si prepara, lo solleva, se lo carica e lo schianta a terra. È tutto pronto, il setup per la prima finish, ma attenzione, Ryan evita tutto, lo butta a terra con STO, anzi Backbreaker, fa Russian Leg Sweep. Clamoroso l'errore di Crazy Horse, che si fa fare? Attenzione, evita la mossa, probabilmente potrebbe partire per finisher. No, anzi, proprio un German suplex, non va. Belli to belli, scusate, non va. Viene lanciato all'angolo, evita la mossa dell'avversario, lo solleva, backbreaker. Ryan si rialza e va per il comeback di Ryan, braccio teso. Evita quello dell'avversario, viene lanciato, ma dropkick che viene parato. E quindi attenzione, Crazy Horse lo solleva e lo schianta a terra con questa sorta di tombstone. Sale sull'angolino mentre Ryan cerca di riguadagnare la posizione eretta. Attenzione, lo solleva, stunner! Stunner! Lo sollevo, però non è abbastanza, io voglio infliggere un'altra, ma viene lanciato. Il pubblico comincia a urlare this is awesome e siamo d'accordo. Attenzione, side effect da parte di Ryan, che adesso sale sulla terza corda, vuole volare, first splash, no, no, parata da Crazy Horse. Attenzione, il match potrebbe chiudersi qua. Ryan Jawbreaker! Jawbreaker! Spezza mandibole da parte di Ryan! Se lo lancia l'avversario all'angolo! Pugni! Sale sulla seconda corda e si lancia! Close line! Flying close line! Quindi si rialza! A Crazy Horse lo cinge! Sale sulla terza corda! Vuoi volare? Fermo splash! Non va. Attenzione, calcio all'addome. Non lo rialza, lo schianta a terra. Chiama quindi il proprio di comeback. Attenzione, sì, lo segno.
Una volta. Atomic Drop. Scoop Slam. E vuoi dire continuare l'opera? Attenzione, ma para Ryan, l'offensiva. E di nuovo, side effect. Two, solo due. Crazy Horse si salva all'ultimo. Dal tentativo di Ryan di vincere. Questi sale di nuovo sulla terza gol e poi verrà Frog Splash. No, attenzione, salto lunare. Fake Splash. Anzi, parata, attenzione da Crazy Horse perché Ryan non si rialza, c'è qualche problema. Stunner! Ed è finita! Le corde sono vicine, ce la farò! Uno, due, solo uno! Ryan si salva e Crazy Horse è scioccato dalla cosa. Quindi prova a rialzarlo, vuole la terza stunner. Beh no, decide prima di lanciarlo all'angolo. Prova a colpirlo. Calcio all'addome. Attenzione, prova Jawbreaker. Attenzione, lancio da parte di Ryan. Prova a prenderlo, utilizza le corde. Scatter. E una sorta di stunner. E adesso Frog Smash. Cuneo, ginocchio a Cuneo da parte di Crazy Horse che lo solleva adesso e lo lancia. Neckbreaker, partendo dalla posizione di Fisherman, per Kerry, scusate. Sale quindi anche gli sulla terza corda. Flyable Smash, tributo a Macho Man. 1, 2, solo due. Frustrato che si possa battere i pugni sul tappeto, non sa più cosa deve fare. Ha già fatto due stunner, un Flame Smash. Sta mettendo a fondo tutto il proprio arsenale, ma Ryan resiste. Scoop Slam con la schiena che fa crack. L'arbitro lo deve andare a redarguire, deve andare a controllare questo indizio di Ryan, se può continuare. Ma Crazy Horse se ne frega, lo prende, lo solleva. Belly to belly, over the head. Calci ancora alla schiena. Ormai sulla schiena di Ryan, oltre ai tatuaggi, ci sono proprio le impronte dei piedi, degli stivali, scusate, di Crazy Horse. Che si aggiusta il ciuffo. Attenzione, Ryan sale sulla terza corda. E colpisce! Crazy Horse che lo stava andando a buttare a terra. Con un flying cross line. Si ne prova. Calcio, no, Crazy Horse lo prende. Attenzione, lo solleva. Implant DDT. E adesso c'è la stare. La chiamata, pronti via. Stocco Sada. E le corde sono troppo vicine, quindi lo porta al centro del ring. È finita, Ryan ha perso. 1, 2, 3. Crazy Horse è ancora una volta il vincitore di questo incontro. Si passa quindi al secondo match, Soldier vs Wolf. Here we go, guys. Extreme Rules action coming up. No, entrambi i lottatori non vengono a un momento positivissimo. Entrambi, ci ricordiamo, sconfitti la scorsa puntata, devono un poco trovare il bando della matassa. Backstabber da parte dei Wolf. Dropkick, ma rimane in piedi Wolf e quindi lo butta fuori dal ring Soldier. Questo match invece, rispetto al precedente, avrà le classiche regole EVWF, ovvero nessun count out, nessuna squalifica, nessun rope break. Si vince facendo cedere l'avversario o con il conteggio.
Tiene il suplex, spin buster anzi, da parte di Wolf, che cambia in corsa l'idea che aveva in mente. Mi lo prende, lo porta a terra. Super kick. Soldier si rialza all'angolo. Viene lanciato. Fa la sua terza corda. Moonshot da parte di Wolf. E DT connessa da parte del soldato. Attenzione, lo prova. Canadian Destroyer. You gotta accept the fact that you're gonna be punished like you've never been punished before, and no mercy will be given. In this situation, you can completely unload on your opponent, and a referee's count can't stop you. You can set the rule book ablaze. In queste situazioni dove nessuno dei due ha qualcosa da perdere, diciamo, sono avvantaggiati i lottatori in quanto è più facile dare tutto. Un'altra sconfitta non cambierebbe nulla, la vittoria invece farebbe molto morale. Vediamo che la retrocessione NVG non è in cantiere per i due, però si devono dare una mossa, devono portare la W nel loro curriculum, e uno dei due questa sera obiettivamente ce la dovrebbe fare. Sì, big boot da parte di Soldier, che solleva l'avversario, lo lascia cadere appeso morto sulla corda. Suplex, attenzione, dolorosissimo suplex di Wolf, che proietta Soldier contro il tenditore. Mi sale sulla terza corda, vola 450 splash, connessa ma con qualche errore, diciamo, non proprio perfetta l'esecuzione. È da rivedere in palestra. Attenzione, solleva, forza di Reni per prendere il peso morto Soldier, sollevarlo oltre la palestra. Qui Soldier decide di sfruttare finalmente le armi, e la gente questo chiedeva. No, prende la prima arma, ma non è quella che aveva selezionato, quella che cercava, scusate. Quindi prende anche una scala, la butta nel ring. Non ancora finito. Table is coming. La gente voleva We Want Table. Bringing it back between the ropes. Sale sulle corde, tenta un attacco, ma è troppo lontano Soldier e va a vuoto Wolf, secondo grande errore. Quindi parte Soldier con una serie di chop e mosse tipiche militari. Soldier prende controllo del tavolo e lo va posizionato al centro del ring. Attenzione però alle sue spalle, non vede Wolf, lo va a colpire con neckbreaker. Il tavolo è lì, è pericoloso. Statemi lontano, è contagioso. Soldier viene lanciato contro il tavolo e cade a terra. Probabilmente non la situazione desiderata da Wolf, e proverà per la terza volta a lanciarlo, vediamo. Ginocchiata in faccia. Parte più statica del ring, attenzione, volo in stile moonsault, ma parato con le ginocchia alzate da parte del soldato. Quindi solleva Wolf, lo proietta all'indietro, vicino al tavolo, attenzione, che non viene colpito per fortuna, quindi non si rompe. Big boot. Well scouted reversal there. Attenzione Soldier, lanciato all'angolo, Wolf lo va a prendere, spinto contro il corner, quindi annullato le difese, rolling, German suplex, attenzione, si alza Soldier, viene lanciato contro il tavolo ancora una volta a impattare,
lividi su lividi che si accumulano. Lancia adesso contro l'angolo, se ne esce finalmente con una ginocchiata. Diti sulla scala, Diti sulla scala, sulla parte metallica. Fipioli, anzi più precisamente no, proprio sulla parte laterale della scala. La prende quindi la suddetta, la utilizza per colpire Wolf, ma questi scappa, rotola via e viene colpito in seconda battuta. Diavolo se fa male. Attenzione, adesso dall'altra parte. Oh no, we've got a problem here, guys. Looks like we may be on the verge of seeing a superplex. I think you might be right, Saxton. Here we go. Attenzione, suplex! Sulla scala, suplex! Ancora sulla scala in forco nero! La schiena di soldi è messa a dura prova. E attenzione, con la testa adesso rimane appoggiato. Cosa vorrà fare? No, lo va a sollevare. Il collo è una zona particolarmente pericolosa per la, proprio l'incolumità per il soldato. Attenzione col tavolo, parte e mostra che non diciamo confusione in questo momento. Parte Wolf e lo butta a terra con un super kick, quindi solleva la scala. No, voleva il tavolo, ci ripenso. Riapre la struttura di legno e prende a mo' di ariete la scala. Se la contendono i due lottatori e buttato a terra Soldier. Ma con lui cade anche il tavolo. E poi David Copperfield si materializza e il tavolo scompare. Attenzione, Soldier esce dal ring, va a prendere quella che aveva lasciato fuori prima, la mazzata Kendo. La porta all'interno del ring e dopo aver perso parecchio tempo va a colpire Wolf. Softening up the leg. Oh, he's really taking it to him. Man, this is not good at all. Incredible. There's a lot of force behind that one. Wolf è completamente in balia del soldato. Una strategia di battaglia da rivedere. Ha perso parecchie chance. Adesso di nuovo la combinazione di chop con la doppia al collo che gli va a spezzare il fiato. Più che bravura del soldato, dobbiamo proprio ammetterlo, è Wolf che ha sbagliato proprio la strategia. Aveva un vantaggio considerevole e l'ha vanificato tutto per impuntarsi sul tavolo, utilizzare il tavolo. Adesso vittima delle sediate alle gambe. Soldier ormai ha scavato un solco, la Wolf non riesce più a uscirne. Tizio Chalk Slam, no, comitata. Finalmente Soldier si fa vedere, finalmente Soldier ritorna nel ring e suplex poi al ring su tappetini. Attenzione, mossa non comune. Utilizzo dei gradoni sulle sulla schiena e sul petto di Soldier. Una, due, tre volte.
Però la quarta, no, alla quarta Soldier si rompe le scatole e lo butta a terra con Big Boot. Gli sale addosso e comincia a colpirlo con i pugni. Anzi, colpi e l'abbraccio che fanno ancora più male. Si è portati bene. Tenta di lanciarlo, ma l'Irish Whip viene reversata e finisce Soldier contro. Adesso però viene buttato Wolf all'interno del ring. Trovato la via. Attenzione, Soldier lo prende e prego. Soldier non ha pietà dell'avversario, continua a infierire, continua a fargli male. Sale sulla terza corda, vediamo che cosa vorrà fare. Non è tipo da volare, però. Ezio Titti! La propria Titti patentata! Incredibile, la messa a segno. Due! Solo due! Deve muoversi, deve chiudere l'incontro. Non può fare gli stessi errori che ha fatto il suo avversario e consegnargli le chiavi del match. Si deve preparare, va alla finisce, lo butta a terra e va andrà per l'STF. STF prova a farlo cedere. Bava Stone è chiusa alla perfezione. E quindi il soldato italiano viene ricacciato in tetti fuori. Buona attenzione Wolf! 450 Special! Il springboard! Non c'è riuscito prima nel ring, ci riesce adesso, dall'interno all'esterno. Quello rilancia nel ring. Non capiamo assolutamente cosa stia facendo, perché stia aspettando. Attenzione, prende soldi, powerbomb! Due, ma continua la mossa, una Boston Crab. Attenzione però, perché Soldier ne esce. Finalmente l'incontro, prendiamo accelerata. Attenzione, rocket launch. Anzi no, swing, e lo fa volare come se fosse il Luna Park, come se fossero le giostre. Ma l'atterraggio non sarà tanto divertente come quando si vale il ticket d'ingresso a Disneyland. 1, 2, 3! Incredibile, Wolf riesce a vincere! Incredibile! Hector, Mami, i nostri piani, anche se Riot purtroppo è tornato, continuano. Non si fermano qui. Anche perché devo annientare quel paralitico di Benson e dovremmo distruggere Catastrofe. E adesso potete andare. Ah, Death, cambiati quella cazzo di maschera, per favore. Signori, chi è quella persona? È il capo, è il capo di della Dark Family. Gli ha detto di levarsi la maschera. Che segreto nasconderà sotto? Ma non abbiamo il tempo di farci queste domande, perché Matumbo è qui! Mike Jones, detto Matumbo! Parcheggio Harley Davidson! Ed è qui! They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad.
pronto proprio a distruggere il proprio avversario. Motumbo arriva molto molto lentamente, si pregusta. L'atmosfera, il pubblico è pazzito per lui. E si può quindi finalmente partire. Motumbo contro Ken Fluyo. Match che ci pare abbastanza scritto già dall'inizio. Povero Ken ha un avversario particolarmente ostico. Parte quindi con una gragnuola di pugni che il medico non ha prescritto certamente. Attenzione. Strapotere fisico da parte di Mike Johnson, detto Motumbo. Lo solleva, suplex. Quindi lancia Ken Fluyo all'angolo, lo solleva sul tenditore più alto. Quindi lo prende, lo schianta a terra. Una powerbomb a una mano sola. Tanta è la forza, senza che Fluyo prova e lo proietta a terra con un gioco di leve. Ancora una volta lavoro sulle braccia di Ken Fluyo. Quella pinna di drago che si porta appresso è impressionante. Come rimanga verticale ignorando le leggi della fisica. Attenzione, Motumbo prova e una sediata dentro in faccia, ma che Fluyo non la sente, è più forte delle avversità. Viene lanciato però all'angolo, spinto e poi belly to belly over the head. Tagliata sul petto. Attenzione, no, questa è cattiva. Questa è cattiva da parte di Motumbo, che lo prende, incastra la testa e lo va a ghigliottinare praticamente. Si dimena Ken Fluyo perché devo respirare big boot, però decide, metto fino al tuo dolore mettendoti proprio KO, non facendotelo sentire il dolore almeno fino a quando non ti risveglierai. Prova un German suplex, ma che Fluyo, diciamo, mette resistenza fino a che non viene buttato fuori dal ring. Lanciato quindi contro le balaustre, si trova adesso a terra e Motumbo prende e lo lancia all'angolo. Quindi prende la rincorsa, i fans gli dicono cosa vorrà fare. No! Sfonda tutto! Barriere, il petto di Ken Fluyo e la gente urla di Sisosum. Con i fan che vengono allontanati. La crew della WWE dovrà, cioè della IWF dovrà mettersi a riparare questa zona di ring durante la pubblicità, perché è pericoloso quello che, diciamo, sta creando, anzi meglio sta distruggendo Motumbo. Mi ha portato quindi un tavolo che non pensiamo rimarrà integro per molto a lungo. Mi ha alzato Ken Fluyo, sollevato in stile Samoan Drop. Powerbomb sul tavolo! È finita! La schiena di Ken Fluyo fa crack.
ancora una volta Motumbo in vantaggio. Neanche il comeback riesce a concludere. Sediata sulla schiena, già infortunato da colpito. E Motumbo adesso prova con questa mandible claw, lo alza, shotslam a una mano. Parte per la finisher dopo l'underhook sollevato vertical con lo schianto frontale, è finita. Punteggio e ratifichiamo tutto. 1 2 3, il ritorno sul ring di Motumbo è vittorioso. E lo vediamo adesso quindi esultare. Grande, grande match da parte sua. Che lui non ha avuto proprio speranze. Ma attenzione, Motumbo non ha finito. Va a prendere Ken Fluio. Lo solleva ancora una volta. Lo schianta a terra. Attenzione ancora una volta. Chokeslam. Chokeslam. Sì. E l'arbitro gli urla di allontanarsi. Ken Fluio non è più in grado di continuare. Signori, eccoci tornati in onda e abbiamo un match di cartello, un match di quelli importanti, quelli che potrebbero apparire benissimo in pay per view e vendere una card come main event. Da una parte abbiamo da l'uomo qualsiasi, ma il campione dei pesi leggeri, DCB, mentre dall'altra una leggenda, un mostro, qualcuno che ha scritto la propria storia nella pietra miliare e ha fondato, cioè nelle pietre che hanno fondato poi le basi della IWF, la NWG, al main roster. Eccolo qua, Thunder Paul. Settimana scorsa ha battuto il campione intercontinentale e oggi vuole provare la doppietta battendo anche il campione dei pesi leggeri. Dal canto suo sappiamo invece che DCB è stato invitato a fare questo match dal proprio sponsor Reebok, l'ha voluto fortemente e gli ha promesso una bella borsa di denaro nel caso dovesse uscire vincitore. Quindi diciamo, da una parte c'è il voler primeggiare e tutto quanto, la sportività di Thunderpool, dall'altra c'è l'amore dei soldi del campione dei pesi leggeri. Inoltre possiamo azzardare che se dovesse Thunderpool battere anche il campione dei pesi leggeri, il prossimo in lista dovrebbe essere proprio Catastrofe. Vediamo, quindi auguriamogli questo, diciamo, in modo imparziale, facciamo il tipo per entrambi e per un grande incontro, ma sarebbe interessante. Anche se DCB è un avversario molto tosto, perciò odiato da gran parte dei fan, sa di essere forte e quindi se la tira. Diciamo che da quando è il campione la categoria dei pesi leggeri non se la passa affatto bene. È come un sovrano, un monarca. Diciamo, i monarchi non sono ben visti. Thunderbolt arriva da un'altra categoria di peso e quindi, diciamo, fa capire quanto DCB sia ben visto la dirigenza, tanto da farlo andare contro una categoria diversa dalla propria. Attenzione, Thunderbolt lo prende e lo schianta a terra con la chokeslam. Lo prende, knee strike. 1 2 e 3. Thunderbolt vince l'incontro, lo fa subito, ma l'avevamo detto. Alzare in piedi, no? Perché molta gente dice questo non si alza in piedi, no? Guarda, riprendimi mentre cammino, per cortesia, riprendi le gambe, dice guarda, no? Guarda, lo vedi? Mi stai prendendo o no? Si vede bene? Ecco, vedi? Ok, no? Ok, riprendi tutto il movimento? No?
Perché c'è qualcuno che ha urlato paralitico. Hai ragione. Sono stato anche paralitico, ma riesco a camminare benissimo. Vedi, riesco anche a ballare, riesco ad andare anche in discoteca, riesco a fare le peggio cose, capisci? Non ho bisogno delle tue parole schifose, schifoso, ultimo degli ultimi, capisci che voglio dire? Questo discorso, capisci? Contro tutta quella gente lì malvagia che vuole la mia fine, no? Che vuole togliermi di mezzo, che sparla alle spalle, no? Come tutti quei giornalisti schifosi, hai capito? Ma sarete puniti, capisci? Perché a me sono arrivati i poteri, dei poteri terribili. Va bene? Ok, ci siamo capiti. Cercate di seguire una lunghezza d'onda da brave persone, perché davanti a me non c'è giudizio. Capito? Non esiste il giudizio. C'è solo la parola fine. Questo non significa assolutamente niente. Non mi voglio ergere su altari fatiscenti. Voglio solo dire la realtà! Capito? Voglio solo dire la realtà! Come al solito, intervento molto pagato del nostro general manager. Ma meglio che torniamo a, diciamo, a lottato, perché interpretare alla lettera tutto quello che Richard Benson ci manda sotto forma di messaggi, sotto forma di lettere, sotto forma di video, conferenze, interventi comunque a telecamere, è tutto, diciamo, da prendere molto con le pinze. Ma nel ring il lavoro del general manager lo sa fare, sa mettere bei incontri sulla carta, e quindi abbiamo da una parte il tag team composto da Frost e Punisher, in questo momento nel ring uomo legale, dall'altra invece il campione intercontinentale Frost, che settimana scorsa è stato attaccato proprio da Punisher alla fine del match, e Road Truth. E anche egli cerca, diciamo, vendetta. Frost è quindi l'unico che ha voluto dare una mano oggi a Punisher. Ed è un tag team di mostri, obiettivamente. Match molto particolare quello tag team, non molte volte li vediamo impegnati in incontri che non siano uno contro uno, talvolta vediamo triple threat, i titoli, diciamo la categoria di coppia è quella che meno viene proposta sui teleschermi, quindi è una rarità e andremo a commentare col dovuto impegno e con la dovuta attenzione. Viene lanciato adesso dalla parte all'alta del ring Punisher, che si trova un poco tra le cudine e il martello, perché è nella zona dove Road Truth potrebbe aiutare Robert in qualunque momento. Suplex da parte del campione. E c'è il primo tag, che ricordiamo che quando si ottengono incontri di coppia non è molto raro che gli sfavoriti sulla carta escano vincitori, perché il gioco di squadra è una componente fondamentale. Più del 50% delle vittorie arrivano attraverso il gioco di squadra. Ed ecco quello che dicevamo. Punisher decide di lottare nella zona di ring presieduta da Robert, che non è l'uomo legale, che però può dare una mano a Road Truth. Quindi Punisher decide di dare il cambio a Frost, che entra però a freddo nell'incontro, perché entra per aiutarlo. Frost viene preso
Dara Fruit che lo lancia, peso morto oltre. Quindi lo solleva. Calcione. E ginocchiata in faccia in caduta. Quindi tentativo di farlo diventare un tappetino per ripassargli sopra i piedi e pulirsi le scarpe. La sporcizia presa per strada. Rotrutto non ci sta a farsi male così, quindi chop al petto. E a terra. Rialza però Frost, viene bloccato il suo tentativo di super kick. Colpo alle spalle, caricato e lanciato. Quindi cover clutch subito annullata però. Si è accorto che poteva probabilmente uscire dalla presa molto facilmente e decide di continuare l'assalto. Viene attenzione colpito l'arbitro e quindi Punisher non ha più remore, può entrare senza essere visto. Quindi va contro Robert e gli impedisce di intervenire. Prova a colpire Frost, ma in mezzo c'è proprio il suo compagno Rotrut, e qui non riesce a impedirgli di portare a segno le proprie mosse. Lo lancia a terra con la Dragon Rana, con la Frankensteiner, scusate. Chiede il cambio Robert, ma Rotrut continua a tenere il campo. E adesso quindi c'è questo colpo, questo moon kick in salto. Vediamo un po' che strategia adotterà. Ecco, vediamo subito Rotrut che decide di lanciare dall'altra parte del ring a Frost in modo tale da farle andare in mossa combinata con Robert e non esporsi all'aiuto che potrebbe dare Punisher, anche se non è uno che aiuta. È più che altro lì per convenienza. Diciamo, non fosse il suo compagno di squadra Frost lo attaccherebbe senza pensarci due volte. Lanciato Frost, ma con una regarrana ribalta tutto. Adesso va a chiedere la mano a Punisher che entra nel ring. È ora di menare le mani, come direbbe qualcuno. Colpo al ginocchio e Robert non può fare nulla. È troppo grosso per arrivare lì. Diti! Diti da parte del verdognolo! Rotrut si agita, allunga la mano, non può fare niente perché Robert è in svantaggio. È nel pallone, possiamo dire tecnicamente. Viene rialzato. Attenzione, gli rotola le spalle. Lo butta a terra Punisher e va a lavare sul ginocchio. Attenzione, Rotrut sale sull'angolo. Ma arriva Punisher che lo mette KO. Rotrut quindi entra nel ring. L'arbitro lo minaccia di tornare fuori e subito. Quindi lo provoca Punisher. E lo aspettava. Attenzione, Frog Splash da parte di Frost. Robert messo a terra di nuovo KO. Il gioco di squadra è saltato completamente in quell'attimo. L'arbitro non sapeva dove guardare, a quale team. E adesso è stato buttato a terra. E Rotrut può fare quello che vuole. Attenzione, viene preso. Frost è lanciato come se fosse un oggetto. Rotrut. Non c'è l'arbitro, finisce sempre KO. Ad a big drop. Attenzione, colpo di avambraccio, prova e in dropkick, cioè scusa, in springboard parte un moon kick. Nel frattempo ritorna nel ring Punisher con una sedia. L'arbitro non ha visto nulla. Si rialza Robert, anzi è stato svegliato dal colpo di sedia. Dal rumore della sedia che si infrangeva sul ring. Attenzione, leg drop. E Frost è KO. Frost viene sollevato, gli scivola alle spalle. Frankensteiner. Tap
tag per Punisher, che probabilmente vorrà chiudere l'incontro, chiudere le contese. Fa il gesto del tagliagola. Eh sì, ci siamo. Ci siamo. No, Titi! Titi da parte di Robert. Fuori dal ring finisce il verdognolo con Robert che lo deve andare a prendere. Prova una mossa fuori, ma Robert evita tutto, lo lancia lui contro le transenne. Attenzione, spia! Attenzione, no! Lo travolge! Non era una spia, era uno spinebuster! Ma poco cambia, perché il la zona, diciamo, divisoria tra i fan e i lottatori viene completamente distrutta. Altro lavoro per la crew della federazione, che deve andare adesso a riparare nei momenti di pubblicità quello che ha distrutto i lottatori professionisti. Attenzione, Frankenstein è nuovo, mentre Punisher viene lanciato nel ring. Anzi no, perché sono delle gomitate, vengono evitate per Robert. Beh, sei da una parte, Spinebuster dall'altra, Spear! Anche qua viene distrutto tutto l'impalcatura. Siamo a 7. L'arbitro continua a contare. 8. 9. Ma Punisher esce dal ring e annulla tutto il conteggio. Vanifica quello, diciamo, che probabilmente Frost stava suggerendo, però vincere per count out. No, non si accontenta, lo vuole proprio distruggere. Tenta di salire nel ring, ma Robert esce consapevole di aver evitato grossissimi guai. Attenzione, sollevato, tutto la terra è lavorato sulle gambe. I tacchi invece sono molto 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 lunghi, quindi i lottatori hanno tempo di riposare quando si trovano fuori dal ring, e ciò rende vano magari tutto il lavoro che uno fa e, diciamo, deve ricominciare, 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 facendo molta più fatica. Attenzione, headbutt da parte di Robert. Ancora una volta Chinbreaker va a colpirlo alle gambe e poi in salto elbow smash. Anzi, drop, scusate. Punisher commette errore di andare a colpire ancora una volta nella zona dove c'è Rough Fruit, e quindi c'è il cambio. Elbow. Chinbreaker e poi buttato a terra. Punisher sta provando molto a lavorare sulle gambe. Ovviamente è tutto finalizzato all'ankle lock. Vediamo però quanto tempo ci metterà per arrivare alla prova finisher. È già parecchio che sta durando questo match, e ogni volta, diciamo, che sembra costruire qualcosa, il gioco di squadra di Robert e di Rotroot annulla tutto, dovendo ricominciare da capo. Probabilmente dovrebbe cambiare strategia e approfittare di Frost. Spezza schiena. Guardate quanto è sadico Punisher. Guarda Robert strisciare, cioè Rotroot strisciare in ricerca di Robert.
E quando si sta per avvicinare, allora solo lo va a prendere. Attenzione però, Throat con dei pugni. E da tutto, belli to belli. Suplex. Attenzione Punisher. Ne va fuori due al prezzo di uno per chi sia Robert, sia Rob Truth, sono KO. Quindi fa il segno del tagliagole, fa il segno che vuole chiudere la contesa. Sarebbe anche ora. Attenzione, Rob Truth prova a volare, viene preso con un dropkick. Venuto malissimo, questo lo ammettiamo, però l'ha preso. Cosa ha cacciato? Signori, Rob Truth ha cacciato una lanterna dal ring e l'ha riposizionata dentro. Ha approfittato probabilmente di qualche buco nero, di qualche passaggio extratemporale. Attenzione Punisher, Spear, 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 Spear da parte di Punisher. Quindi prende, ancora Chain Lock, Chainbreaker, scusate. Ai danni di Rot Truth, potrebbe essere arrivato il momento di chiusura. Di chiusure. Attenzione, Dropkick, ma rimane in piedi il verdognolo, quindi ancora Chainbreaker. Attenzione, tentativo da parte di Shiny Wizard, evitato da Punisher, che va quindi a prendere un'altra volta la gamba e a lavorarci. Robert da fuori vorrebbe provare a intervenire, ma l'arbitro lo ferma. E quindi c'è la Chokeslam, no, annullata. Tag per Robert. E tag dall'altra parte per Frost, che finalmente rientra nel ring. Clothesline, sì, no, scusate, Irish Whip, trattenuto e poi buttato a terra Robert. Il campione prova il sollevamento vertigo al suplex e poi lo lancia a terra. Attenzione, ancora una volta. Sollevamento, suplex. Che forza, Robert. Attenzione, vola! E si vola! Chiama il super kick, chiama il super kick, Rob Truth! Frost, Frost is in the zone! Evitato il super kick! Ma non ha evitato la powerbomb! Se il piano A non va bene, c'è sempre il plan B. E Spear! Anche per Punisher, per vendetta per quello che è successo prima a Robert. Rob Truth è proprio in the zone, come si dice. Lancia Frost all'angolo, prova a colpirlo, ma va a vuoto. Quindi però lo prende per le kick! Chicken wing up and oh, what a gutbuster!
Oh my god. Somehow has to find a way to make a tag here. Completely agree. Getting the partner in here is absolutely vital. Match che continua violento come non mai. E Road Truth viene lanciato fuori, pescato. Frost approfitta di Road Truth, quindi lo colpisce, combinazione calci pugni e poi ginocchiata in faccia. Se solleva il polizia di Fire Carry, ginocchiata e poi German Suplex. Robert non ce la fa più, è impazzito, vuole rientrare nel ring, vuole dare una mano al proprio compagno. Rob Truth lancia Frost fuori dal ring e quindi va a lavorare, lo prende, azione DT, Spike DT sulla parte più dura del ring, quella esterna, quella dell'apron. E Punisher pronto lì a proprio a punirlo, proprio vendetta pura. Clothesline, e anche Robert è KO, fatti fuori tutti. Attenzione però, perché messo in dura prova, lanciato contro le barricate. The ring intanto, Road Truth rientra e va con un suicide dive a colpire l'avversario. Anche Robert, l'altra volta sta avendo successo. Attenzione, caricamento stile powerbomb. Andata, segnasi! Jackknife! Il team dei mostri è momentaneamente KO. Frost tenta di entrare nel ring. Ma la velocità di Robert non è uguale e quindi è KO. I rintocchi e il super kick che viene annunciato, anche parato da parte di Frost. Spelly kick ancora una volta. Powerbomb. Vediamo se basterà. Uno, solo uno. Attenzione, Road Truth vorrebbe volare e ce la fa con double foot stomp, partendo per la posizione Crusco. E quindi vediamo cosa è il servo, cosa è il servo. Caduta nel gomito, sale sulla terza corda, prova a volare. Bicycle kick in volo ed è KO. Prova il conteggio, ma Robert probabilmente lo vuole annullare. 1, 2, solo 2. Non fa in tempo Punisher a salvarlo. Attenzione, backbreaker e di nuovo bicycle kick. 1, 2, 3. Frost e Punisher mettono fine a questo lunghissimo tag team match, combattutissimo. Complimenti ai vincitori. Robert, ho parlato con il nostro general manager. E sai qual è la novità? Al Money in the Bank sarò io il tuo avversario e ti strapperò quel titolo dalla vita. Parole forti da parte di Punisher. La sua vendetta sta per compiersi. Ok guys, here we go. Si torna in azione in questo double tag team main event, mentre prima avevamo che il Frost e
Punisher impegnati in un classico dei tag team, ma adesso siamo in un tornado main event. Catastrofe, Riot contro l'uomo mascherato, Masked Death e Thor. Quanto è il fratello di Thor è attualmente infortunato, a quanto pare. Vediamo però che, per esempio, Riot ha ancora le bene dell'infortunio causato da Dark Family. Fuori dal ring intanto Thor, catastrofe, il campione ne sta avendo un poco. Presi in coppia probabilmente Dark Family sarebbe molto più forte, ma il campione e Riot hanno ben studiato la situazione, hanno capito che li devono dividere, li devono portare l'uno contro uno, dove sono nettamente inferiori. Exiting the ring. Very interesting game plan here. Tossed around like a rag doll. Attenzione, lo porta alle corde, lo appoggia. Big move coming. Prende la rincorsa, catastrofe, spear! Oh, la spear della fede si lancia dove non c'era niente. Attenzione, mosse sotto missione dall'altra parte di Riot ai danni del Masked Man. E se abbiamo visto bene, non ha la maschera. Signori, il Masked Man non ha più la maschera. Textbook vertical suplex. Bam. Le immagini tornano su catastrofe. Non possiamo quindi purtroppo andare a vedere cosa sta succedendo dall'altra parte. It won't take long for the aggression to escalate quickly in this one. Se il catastrofe viene lanciato contro le corde. Tentativo di flapjack evitato. Catastrofe lancia l'avversario. Evita le prime mosse e poi lo lancia proprio come una bomba. Lo fa esplodere. Attenzione, viene preso così come fosse fuscello, lanciato fuori dal ring. Raor. Attenzione, siamo nel backstage. Riot col Masked Man, che non è più mascherato. Oddio, aspetta, no, forse c'è la maschera. C'è difficile capire, le inquadrature non ci aiutano. Sì, sembrava che se la fosse tolta, invece ce l'ho. Se continuano i due a combattere qui nel backstage, nei pressi della zona dell'ufficio del general manager. Giorni, settimane di infortuni. Mentre nel ring si torna a catastrofe e Thor. Adattami, è separata e quindi vulnerabilissima. È oggi che devono mettere fine, non possono accontentarsi di una vittoria. 1, 2, 3, li devono proprio distruggere. Saw what he had in mind there. Back now inside the ring. Se ne pugni da parte di catastrofe e lancia da terrore. Caricato per il stomach drop. No, attenzione, sollevato e lasciato a terra per il military press slam. Well, it doesn't take a genius to realize you should attack the injured area, which is what we're seeing here. Taking it to the midsection.
Nel frattempo le immagini tornano al backstage dove continuano Pain. L'uomo mascherato ha darsi battaglia. Oh, foot just stomping down. And finds a counter. Attenzione alla tentativa di suplex. Textbook vertical suplex. Bam. Just a step. Continuano i due a combattere. Attenzione, sollevato. È mandato con questo Samoan drop. Riot a volare praticamente come se fosse un fuscello. Masked Man gli calpesta la faccia e lo vuole umiliare. Oh, foot right in the throat. Brutal. È brutale, umiliante. Ecco là il funzionario manager. Sta vedendo tutto dalle telecamere di sicurezza, dal monitor TV. Non sappiamo, ma sappiamo che Riot va in difficoltà in questo momento. Impressive combination kicks. Just striking at will. Strike after strike after strike to the body. Oh! That's using your head. Difficile commentare quanto sta succedendo. Si ritorna infatti nel ring. Riot ormai è vittima da parte dell'uomo mascherato e non riesce più ad uscirne. Attenzione, mentre nel ring Catastrofe controlla bene la situazione. Il campione non ha proprio di che preoccuparsi. Però Thor con un big boot lo riesce a buttare a terra. Esce fuori dal ring e vuole prendere una sedia. Attenzione, shoulder block. The torso here. Clearly more punishment to the core. That'll leave you doubled over in pain. Tough situation. Lo prende, lo solleva e lo schianta a terra. Con questa slam. Testate. Eliminate the core. This is a great move. Deve essere solo finito, è solo una questione di tempo. Sollevato e Brainbuster. Finiscilo Catastrofe, finiscilo e poni fino a questo incubo. Lo appoggia alle corde, lo lancia fuori, anzi no, perché si salve, quindi Spear, la Spear dell'onnipotenza. E mentre Catastrofe nel ring è in controllo totale, Riot solo adesso riesce a riversare e avere il controllo sul mascherato. Ma questi non perde tempo e lo schianta contro la parete. Ancora una volta. Harsh impact. Scoop slam sul cemento. Oh, turn down the lights, kick everybody out. Curtain call. L'uomo mascherato sta approfittando dell'infortunio di Riot per colpirlo 1, 2, 3, 4 volte. Prende quindi pure l'estintore. Now using the extinguisher as a weapon. Do you hear that thud? Ah, look at this. Gli gira il braccio. Per fortuna non è quello infortunato. Quindi fa il segno che lo vuole finire. Lo he prende. Chokeslam. 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 Riot KO sul tavolo. Non c'è altro.
Attenzione nel ring invece. No, la regia ci manda le immagini e abbiamo un Thor che ha gattoni fuori dal ring. Catastrofe che è pronto a finirlo. Ma gomitate. Gomitate di Thor che non vuole finire, non vuole continuare a vivere. Ci mette un lavoro catastrofe per sollevarlo. Attenzione, prende e lo appoggia al tavolo. E quindi siamo davanti a una shot slam. Dall'altra c'è uno ancora più forte e Thor è KO. Thor è KO. Ma come Thor, anche Riot è KO nel backstage. E quindi l'uomo mascherato decide di tornare nel ring. E probabilmente per catastrofe si farà dura la cosa. A poco tempo. All'interno del ring rimane a godersi lo spettacolo creato, ma attenzione, l'uomo mascherato è lì, è tornato, se n'è accorto. Dobbiamo andarlo a prendere, l'arbitro cerca di fermarlo. Cioè, stai nel ring, combatti qua. No, catastrofe, non se lo fa pregare due volte. E va subito a colpire. Parte quindi lo scontro. Pugno contro pugno, pugno contro pugno, pugno contro pugno. Arriva tutta la security a fermarli. Attenzione però, nuovo mascherato. Sfugge al controllo. E si conclude così la puntata. Arrivederci alla prossima.